Santo Lepera è uno studente di 60 anni di Reggio Calabria, detenuto al carcere di Castrogno fino allo scorso anno. Lì ha iniziato un percorso di studi universitari che oggi lo ha portato a laurearsi con 110 lode all'Università di Teramo. Commosso lui e tutta la sua famiglia, che ha assistito alla discussione della tesi imperniata sul mercato del lavoro nel turismo. Infatti, Santo Lepera è stato proclamato dottore in scienze del turismo, una bella rivincita dopo tanto dolore. Ma dal momento che mi hanno arrestato ho cercato di aggrapparmi a delle attività che il carcere offriva. E con l'università a Tolmezzo, nel carcere di Tolmezzo, è uscito il bando nell'estate del 2014 e per la mia pena detentiva ho scelto il triennale perché giustamente pensavo di uscire prima di completarle, no? E mi sono iscritto, ho chiesto il trasferimento a Castrogno. È nata principalmente nel notare che in carcere, Tolmezzo è un carcere di alta sicurezza, erano circa 400 detenuti e praticamente forse al momento che sono arrivato io non c'era nessun laureato. Quindi mi sono posto la domanda, come mai non ci sono laureati in carcere? È diplomati pochissimi. Quindi qualche attinenza con la cultura che preserva dalla devianza, dalle cose, ci sarà sicuramente. Il futuro lavorativo non lo so, quello che mi verrà offerto eventualmente. Di altro non lo so, io ora ho un mio figlio che si è iscritto qua all'università, io spero di potermi trasferire pure qua. Eventualmente se troverò qualche posto di lavoro, bene, se no vedo di farmi consigliare dai professori, dal tutor mio, al professore Ciccarelli, per vedere eventualmente di prendere la magistrale, se non trovo lavoro, se no vediamo.